L'iniziativa è stata inaugurata il 7 luglio l'anno scorso, adesso ci stiamo specializzando e stiamo cercando di potenziare tutti quelli che sono i servizi rivolti soprattutto alle famiglie per trascorrere giorni di serenità in massima sicurezza, tutto chiuso, recintato, quindi non ci sono vie di fuga per i bambini, quindi per stare tranquilli i genitori e controllato sotto ogni punto di vista. Alle falde dell'Etna, in un'incantevole cornice naturalistica, immersi nel verde e nello sport, Etna Flow è una magnifica realtà unica nel suo genere che permette agli appassionati di cimentarsi in pratiche sportive nuove grazie all'intuizione di Giuseppe Losciuto e della moglie Roberta, in prima linea nella gestione di una struttura che nel sud Italia non ha eguali. Bello della vasca solarium, piscina diciamo, con il servizio di bagnini, l'area pump track per quanto riguarda un discorso di bici con i corsi e tutto il resto, parkour idem, quindi siamo specializzati in una serie di discipline innovative ma soprattutto tutto rivolto alle famiglie. Nel sud, da Roma in giù, siamo unici, ci tengo a sottolinearlo perché abbiamo fatto un grosso sacrificio, un gioco un po' azzardato di cui sono fiera. Sarebbe stato troppo facile un campo di calcio, un campo da tennis, e ci avrebbe veramente aiutati nel lavoro. Siamo più lenti nel farci conoscere, però diamo l'unicità, il particolare e la differenza. Etna Flow fa la differenza. Una struttura che fa la differenza, dove dopo aver lasciato l'auto in un comodo parcheggio, tra un bagno in piscina e un gustoso aperitivo, grazie alla preziosa sinergia con Decathlon, si potrà girare sul pump track, in bici, skate e roller e divertirsi sulle dune della pista o sfidare le proprie abilità arrampicandosi in totale sicurezza sul builder. E ancora, grazie all'Accademia Next, si potrà fare parkour in un'apposita area dedicata. Una struttura multidisciplinare in questo senso, perché può essere diciamo sfruttata in ambiti diversi, soprattutto di allenamento, dove ognuno può praticare quello che sono discipline come il freestyle o appunto la disciplina del pump track, che può essere un allenamento molto importante per le gambe, le braccia e soprattutto per quello che sono appunto le caratteristiche di un utilizzatore sportivo che fa soprattutto mountain bike. Per gli sport leader, sia inesperti come possono essere anche i professionisti, soprattutto la bowl centrale, che è la piscinetta che noi vediamo, è molto importante perché può essere utilizzata sia in skate, in roller, quindi comunque non va a comprendere solo discipline su due ruote ma anche su quattro. Il pavimento particolarmente dà una trazione particolare appunto a questo tipo di ruote, ti permette appunto di avere un'aderenza tale da poter piegare molto. Come vedi, i ragazzi si dilettano appunto a fare qualche trick, qualche movimento particolare in cui sviluppano anche una certa tecnica sullo stand, quindi sullo stare sulla bici, e poi poterla applicare anche in mountain bike, quindi al di fuori anche di questa struttura, come discesista, come all mountain e tutte le altre discipline che concernono appunto il mondo della BMX. Come possiamo vedere in acqua, in questa piscina stiamo facendo provare quella che è l'attrezzatura da sub, quindi facciamo vedere che con molta semplicità anche una persona che non ha mai praticato lo sport può benissimo, sia con l'attrezzatura sia con il personale comunque qualificato, accedere e provare questo sport in totale sicurezza, quindi senza nessun rischio, anche in una piscina comunque da una profondità diciamo abbastanza bassa, comunque possono provare lo sport in maniera da approcciarsi in totale sicurezza. Questa è l'arrampicata, nello specifico si chiama specialità boulder, dall'inglese blocchi, è a norma di regolamento, come vediamo massimo è alta 5 metri con dei materassoni sotto di sicurezza. La specialità è divisa, come si può vedere alle mie spalle, in vari percorsi di diverse difficoltà contrassegnati da colori differenti. Ci sono i ragazzi che stanno provando la specialità, come possiamo vedere è una struttura, uno sport che prende dai bambini di 4 anni a persone più grandi, 50-60 anni, senza alcun problema. Niente, questo più o meno è quello che è il nostro sport e quello che facciamo giornalmente. La prima parte, appunto, come ho detto precedentemente, è placca, e invece quando, come vedete, c'è il ragazzo lì sul percorso blu, che la parete getta leggermente e viene definita appunto strapiombo. E questo strapiombo, appunto, in base a quanti gradi getta, è un coefficiente di difficoltà del percorso, del blocco.
qui adiacente alla struttura arrampicata, come possiamo vedere alle mie spalle, c'è una zona ricreativa per i bambini dove dal lunedì al venerdì la struttura Etnoflow organizza appunto ingressi per i bambini con attività differenti tutto all'interno della struttura. E proprio qui nello specifico è la zona per i bambini più piccolini, come possiamo vedere sedioline, altalene e quant'altro che permettono di passare la giornata nel migliore dei modi per i bambini che vengono qui al Grest. Noi abbiamo l'Accademia Nex, la prima accademia in Sicilia di parkour. Etnoflow rappresenta per noi uno sfogo estivo, siamo partner anche se tutto l'inverno continuiamo comunque a fare le nostre lezioni qua con armati di giubbotto, perché ovviamente giubbotto e cappello perché d'estate, d'inverno fa molto freddo, e poi d'estate invece chiudiamo la struttura, come ogni anno va in ristrutturazione, ci trasferiamo al parco in maniera tale da poter usufruire anche di delle altre attività che il parco offre. Da noi purtroppo, come tutte le cose, arriva un po' più tardi, però diciamo che abbiamo saputo cogliere il momento giusto quasi 10 anni fa, abbiamo iniziato per scherzo, diciamo, insieme a Paolo a mettere su l'Accademia, oggi ci ritroviamo ad avere una realtà abbastanza importante a livello nazionale. Abbiamo corsi dai 6 anni in su, quindi proprio dai quando sono bambini piccoli, per fare i primi propedeutici, quindi tutti quei movimenti che poi si ritroveranno i bambini quando cresceranno, in modo da potersi approcciare veramente a quello che è la disciplina. Non si inizia a fare salti pazzeschi o quello che si vede nei video, ma proprio sono i movimenti base, tutti quei propedeutici, la classica quadrupedia camminando a terra, salire su un muretto che all'inizio può essere di 50 cm, per poi procedere gradualmente fino ad arrivare ai muri più alti, come vediamo anche dietro. C'è tanto lavoro dietro. Se uno cerca il classico video di parkour, troverai ragazzi che saltano da un palazzo, fanno qualche doppia capriola pazzesca, ma non si inizia così. Come in qualunque disciplina, si parte dalla base e si arriva ad alti livelli, anche la progressione è così nel parkour. Si inizia proprio dai propedeutici, dalla base, movimenti semplici, fino con gli anni di esperienza ad acquisire una padronanza del proprio corpo che permette di eseguire quei movimenti in sicurezza. L'area piscina, diciamo, è aperta tutti i giorni, da lunedì a domenica, dalle 9 del mattino sino alle 7 di sera, mentre tutto il parco apre, come ho detto, da lunedì a domenica, tutta l'intera settimana, dalle 9 di mattina fino alle 9 di sera, 8 e mezza, 9. Poi magari prossima settimana prolungheremo un po' più tardi per una serie di aperitivi, qualcosa per intrattenere, per chi volesse restare con noi, magari la sera potrà degustare i nostri aperitivi rinforzati e quant'altro, come fanno, insomma, un po' tanti altri locali di Catania.